Ciao a tutti, in questo nuovo video vi faccio vedere come preparo il terreno per l'insalata. Qui l'anno scorso, se vi ricordate, avevo i pomodori, ho messo poi durante l'inverno la cenere del camino, ho messo un po' di stallatico pellettato 2-3 settimane fa, ho messo la pacciamatura fatta dalle potature fresche degli alberi da frutto. Adesso smuovo tutto il terreno e preparo il sistema goccia a goccia, poi metto i teli e le insalate. Ovviamente l'insalata l'ho già comprata, così mi devo dare una mossa per forza, se no i giorni passano. Perché ho scelto questo posto? Questo è il posto più vicino a casa mia, in pratica. La parte del terreno un po' più in piano ed è quella più vicina. Quindi qui posso mettere le insalate e le verdure che mangio più spesso, più di frequente. E inoltre qui avevo già preparato, l'anno scorso, il goccia a goccia, vedete, l'avevo interrato per i pomodori, quindi va benissimo. Adesso smuovo la terra e vi faccio vedere. Passato il motocoltivatore, adesso do una rastrellata giusto per livellare il terreno e poi, come vi dicevo, comincio con l'irrigazione a goccia. Quanto abbia fatto attenzione sempre nei resti dei ghiacci, dei fil di ferro per fermare i tubi, il plastico non voglio vedere, quindi raccolgo tutto e poi butto il fil di ferro, lo recupero. Sono sicuro che stasera dormirò bene, una bella sfacchinata. Ho portato un tubo fino lì, giusto per coprire questo pezzo di questa porzione di terreno, e ho messo il primo tubo da gocciolante di questi rigidi. Mi sono trovato molto bene l'anno scorso. Sono distanziati circa di 30-35 centimetri, vanno più che bene. Farò una fila lunga circa una decina di metri, farò solo insalata qui. La parte più comoda che ho, come vi dicevo, vicino a casa e vicino all'accesso. L'insalata ne consumiamo tanta, quindi va bene così. Poi farò un'altra fila più avanti. Non faccio altre file al momento perché non mi servono. Altrimenti le diramazioni le dovrei chiudere con dei rubinetti e non ne ho tantissimi. Quindi mano a mano che andrò avanti con la definizione di ciò che devo fare, e allora a quel punto tirerò le file. Adesso metto soltanto un telo qui e cominciamo a mettere a dimora le prime piantine di insalata. Fermo il telo sempre con i soliti ganci, quelli di ferro fatti a U. Senza che li comprate, vi posso consigliare, li comprate un fil di ferro, ve li fate voi a misura, che costa molto meno. Esistono già fatti, ma mi sembra una spesa inutile. Ho trovato un telo che avevo già utilizzato l'anno scorso, tagliato a 10 centimetri circa. Per me è un po' troppo, non mi ricordo cosa che avevo messo l'anno scorso a questa distanza. Quindi adesso salterò un buco, metto l'insalata un foro sì, un foro no. Anche se non si mette la piantina all'altezza esatta del foro, tenete conto comunque che goccia a goccia poi si espande. Sarebbe meglio prendere il foro giusto, ma volte non è possibile, quindi si fa così, visto che l'acqua arriva lo stesso.
Una volta steso il telo, ai lati ho messo della terra per non farlo alzare dal vento, perché qui quando tira è sicuro che tira giù anche gli alberi. Un consiglio su queste piantine, se ve lo posso dare. Queste, come c'è scritto anche sulla confezione, sono molto delicate. Un terzo della zolletta va lasciata fuori, quindi si fa un foro non troppo profondo, lo si adagia e piano piano si schiaccia intorno, lasciando il colletto e un terzo del panetto fuori. Così avete la sicurezza che la pianta prenda. Io all'inizio sbagliavo, mettevo troppo in fondo, calcavo, la zolletta si rompeva e spesso la piantina si moriva. Qua ho messo due qualità, gentilina e canasta. Ho fatto la prova idraulica, quindi funziona tutto, l'acqua arriva fino al fondo. La prima irrigazione la farò con la pompa, così da bagnare un po' il terreno, e da domani vediamo poi le previsioni giorno per giorno e decido se accendere o no il goccia a goccia. Per l'insalata è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, volete condividerlo, ve ne sono grato, così mi aiutate a far crescere questo canale. Ne approfitto, siete quasi 500 iscritti, 500 persone che mi seguono in meno di un anno. Sembra poco per molti, per me è tantissimo, perché come vedete i miei mezzi di ripresa sono molto molto primitivi, non è il mio mestiere, quindi vi ringrazio tantissimo, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che condividono i miei video, e vado avanti così, proprio senza nessuna velleità di dover fare chissà che cosa. Mi diverto, mi piace, lo faccio. Se a qualcuno può servire qualche consiglio delle mie esperienze, glielo do volentieri. Se ne avete da darmi, vi ringrazio ulteriormente e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata.